Ma quanto no, secondo me non rimarrà. Ho capito. Ma che cosa aspettano? Che cosa fanno? Ecco, io non so se hanno in mente un'altra soluzione. Ma ecco come vi dicevo all'inizio, Rino, cioè, secondo me devono averla già chiara adesso la situazione. Cioè, dovrebbero. Già, certo, perché devi già sapere ora al 100% se rimarrà, se lui sta lì che rimarrà più, o devi comunque muovere, insomma, devi trovare già immediatamente. Io credo che ogni giorno che passa ci sono, aumentano le probabilità che rimanga Luis Enrique. Ma io vedo l'uomo molto provato, e poi vedo un uomo che dovesse rimanere avrebbe sempre quel fondo di amarezza e di livore nei confronti dell'ambiente. No, che... ma poi con un grande handicap, secondo me, Marcello, con una grande spada di Damocle, che a questo punto chiaramente non ci sarebbe da parte dell'ambiente tutta quella benevolenza che c'è stata all'inizio, per cui magari vai a fare pure le partite amichevoli ad agosto, se le perdi comincerebbe comunque un... una sorta di contestazione già alla squadra e al tecnico, insomma, fin dall'inizio. Ti ricordi che ci siamo compiaciuti della pazienza che come ha avuto l'ambiente all'inizio? Come un segnale di maturità. Ce l'ha ancora. Tra l'altro un'altra curiosità, e parlo di organizzazione societaria. Dunque ci sarà un'amichevole con il Liverpool, per la quale sono già stati venduti 25.000 biglietti. Ora, nell'ipotesi che la Roma dovesse qualificarsi per la Europa League, no? Che cosa accade? Accade che la partita preliminare di tutto ciò dovrebbe verificarsi, vado a mente... Proprio in quel periodo lì. Proprio in quel periodo là. Allora, voi mi direte, sì, però quelle sono delle amichevoli molto... così, molto allenamento, molta esibizione, d'accordo? Però qui parliamo di 48 ore. Ah sì, certo. Nelle quali la Roma dovrebbe... È improponibile una cosa del genere. O no, Carlo? No, è improponibile, dai, tu, non si può neanche pensare. Poi se pure 48 ore, ma vai in America a giocare, non è che... Appunto, e poi bisogna vedere dove dovresti andare nel turno eventuale di Europa League. Però la data con il Liverpool è fissata e sono stati già venduti 25.000 biglietti. Quindi immagino che... Non so che dirti, sinceramente lascia perplesso anche a me, insomma, ma penso che la cosa l'abbiano già variata, l'abbiamo già presa in considerazione, non posso pensare altrimenti, Tu, Rino, che sei veramente maestro in questo anche in questo ma ambito. Questa partita con il Liverpool, che gliel'ha ordinata il dottore? Vabbè, amichevole, insomma, vai lì, fai un'esibizione. Però vedi che dà fastidio, cioè che tutto sommato si potesse annullare, forse... E come fai, Rino? Hai venduto 25.000 biglietti? È questo che mi... Cioè, eventualmente la puoi anticipare per rapporto... Tu avresti comprato il biglietto per questa partita? No, anche per quello che rappresenta, non l'avrei comprato mai. Non... È quello che mi chiedo, sì, è un fenomeno abbastanza curioso. Ma è marketing, Rino, tu me lo insegni, la Roma deve essere divulgata negli Stati Uniti d'America, deve andare a fare nuovi adepti e quindi la partita Roma-Liverpool dal loro punto di vista ha un fascino particolare. No, ma tra il marketing può anche essere una risorsa, appunto, Però vanno vagliate anche le conseguenze relative all'eventualità di qualificazione in Europa League, perché in 48 ore qui dovrebbero accadere, se dovessero confermare la data, dovrebbero accadere cose che vedono a Roma spostarsi in giro per il mondo nell'ordine delle migliaia e migliaia di chilometri ed essere pronta ad affrontare quell'impegno. Non lo so, mi sembra una cosa un po' così. Ma poi già con l'esperienza che hai avuto, cioè che sei stato buttato fuori dall'Europa League nei preliminari, appunto, no? Non lo so, comunque, staremo a vedere. Va bene, allora amici miei, grazie, noi ci risentiremo mercoledì. Voglio nella circostanza ricordare che nella giornata di domani noi copriremo la partita Chievo-Roma a partire dalle 16 con Flavio Grasselli, con Paolo Piccinini, con gli ottimi Emiliano Di Nardo, Angelo Papi, Nicolò Ballarin. Quindi copriremo tutto l'evento a partire dalle 16 fino poi a tutto il post partita che cureremo come nostra abitudine da sempre. Quindi unitamente alla conferenza stampa di Luis Enrique che manderemo in diretta alle 11.30, voglio ricordare che nella giornata di domani dalle 16 in poi Radio Yes con
coprirà Chievo Roma anche con Carlo, che sarà a Verona per raccontarla, come facciamo abitualmente. Noi ci sentiamo mercoledì. Rino, un abbraccio, ciao, grande, arrivederci. Grazie, un maestro, a Carletto Zampa, un ciao, ciao, un Carlo. Carlo. Flavio, un triplice fraterno, ciao, fraterno triplice.